Bentornati nell'analyst desk dell'Italian Rocket Championship sponsored by Erection Vigorsol. Abbiamo appena visto il terzo match della serata vinto dai 20 Stars a grosso danno dei glitch, perché la vittoria dei 20 Stars ha decretato la matematica retrocessione diretta dei glitch, appunto. Siamo quindi giunti all'ultimo capitolo di questo Play Day, capitolo che vede contro i No Fear Gaming e i Cyberground Gaming. No Fear Gaming, che potranno schierare Kuxir, iPrime, Speed, Alex e Alexit. Cyberground Gaming, che hanno a disposizione Mark, Lasa, Leoro, Kill e Raiden. Ok, l'ultimo capitolo di questa... di questa serata. E prima guardavamo io e il buon Nick, con tutte le nostre lucubrazioni, speculazioni, che per un gioco della matematica No Fear Gaming non sono ancora automaticamente in top 4. Per quanto possa sembrare estremo, c'è uno scenario che li vede in quinta posizione. Manca quel punticino, quel punticino che si volevano che arrivasse contro Exceed, non è arrivato, e quindi stanno rinviando i compiti a questa partita qui. Quindi un singolo punticino che separa No Fear Gaming dalla top 4, e che adesso, vista anche la performance che hanno avuto contro Exceed, in cui sono saltate fuori diverse carenze, sono chiamati assolutamente a dover fare questa sera. Magari andranno un po' più calmi adesso, visto che i Cyberground, appunto, vedendo il risultato della sfida che abbiamo appena visto, ormai non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, se non magari giocarsi il seeding del relegation tournament. Quindi da lì vedere chi affronteranno, ma oltre quello non possono più puntare ad altro, non retrocederanno direttamente, quindi anche lì una questione di seeding. Magari non ha una motivazione così forte come quella che può avere la qualificazione diretta alla top 4. Quindi Nick, il fattore fame, che è stato un po' il leitmotiv della serata di questo Play Day 13, è più lato No Fear invece, che devono mettere entrambi i piedi in questa top 4. Direi decisamente che i No Fear Gaming hanno più motivazioni, sia uno per rivalsa, per riprendersi da quella brutta performance contro Exceed, e sia per appunto avere il clinch della Milan Games Week. Bastano due match, in quanto serve loro soltanto un singolo punticino, e di conseguenza li vedo che scenderanno in campo abbastanza carichi. Secondo te quanto è complicato questo match lato Cyberground nell'affrontare No Fear Gaming, che hanno innanzitutto le skill che portano in campo, in più tutto questo carnet di motivazione per vincere questa partita? Tostissimo, veramente veramente sì, tosto. Magari quello che mi sento che può giocare a loro vantaggio è che, appunto, vedendo la retrocessione matematica di glitch, andranno in campo più tranquillamente, perché diciamo il peggior scenario possibile che poteva verificarsi era la vittoria glitch contro 20 Stars e appunto perdere contro No Fear Gaming. Lì era addirittura palpabile anche la possibilità di finire in retrocessione diretta. Vero. Quindi adesso giocheranno sicuramente liberi, freschi mentalmente, e avranno modo di magari sotto quell'aspetto provare a rischiare un po' di più. Ma vedo per ora i No Fear, quando devono vincere, quando si presentano all'appuntamento che devono assolutamente vincere, già sono un team che gioca molto conservativo, che ti lascia poco spazio, ti lascia poco la palla, che fa molto possesso. Quando poi è determinato a voler vincere, le occasioni te le presenta così, col contagocce, e quindi devi essere bravo a capitalizzare quelle occasioni lì. Però dubito che No Fear te ne lasci tante, e per quello li vedo anche abbastanza più favoriti in questa sfida. E andiamo a vedere quindi le prediction, per vedere se gli altri membri della Caster Squad e la community è d'accordo con me e Nick in Analyst Desk. Attenzione! Il cuore. Mancava stasera, mancava. Fin qua era mancato. Sì. Ah, la ci prova, la butta oltre l'ostacolo.
Però sì, siamo assolutamente d'accordo. Il punto di partenza per Cyberground Gaming è abbastanza tosto, tante le motivazioni che spingono NoFear a dover vincere questa partita. Beh, quindi Nick, non ci resta che andarcela a godere. Ultimo match di questo Playday 13, partita di chiusura, NoFear Gaming contro Cyberground Gaming. Passiamo la linea a coloro che ce la racconteranno, ovvero Tana e Laru in Caster Desk. Andiamo a giocare a Rocket League. Let's rock. Tana. Presente. Fino alla fine tu non li molli. E loro non devono mollare me. Grazie, grazie. Ti stringo la mano virtualmente. Ma certo. Che coraggio, grandissimo, grandissimo coraggio. E non ho neanche tutto sto coraggio, dai. Tra l'altro ti dirò di più. I Cyberground hanno avuto un grosso problema da inizio stagione fino ad oggi. La formazione titolare, quasi mai l'hanno potuta schierare. Hanno iniziato con sostituti e anche in questa partita continuano con questo problema perché manca l'Asa e al loro posto c'è Kill, ovviamente, il neoacquisto del mercato di riparazione. In casacca blu, i NoFear Gaming, in casacca arancione, i Cyberground Gaming, 3-2-1, let's play! Per una posizione più comoda, quantomeno per non farsi dimenticare in fretta nel caso dei peggiori casi, ci provano ancora una volta i Cyberground Gaming contro i NoFear Gaming. Leoro, che è uno di quelli che ci piace, che si comporta bene, contro i Prime, fatale quando vuole. Speed, si fa setappare, ma Leoro ha letto bene l'intenzione avversaria. Ancora Speed, la vuole abbassare ma fa un favore a Mark e poi gestisce benissimo e il servizio diventa per i Prime. Kill Leoro. Ancora Leoro. Speed è disturbato da Mark che comunque ha fatto il suo dovere andando su quella palla. Kill, ha visto campo libero quindi può provare a spingere. Hook fuori, Cooksier. Speed, palla che non droppa, perciò Leoro ne approfitta per allungarla. Kill si sente in vena e sfrutta un buon tocco. Disturbato Leoro da Speed? Mark. Non ci ho fatto caso. Speed. Oh, con questi occhiali veramente vede più del solito, eh? È una roba... Ti accorgo di tutto. Leoro si impegna ai danni di iPrime. Mark, la chiamata è per il compagno che infatti si fa vedere demolito ai Prime per essere stato lì nel mezzo della via del Cyberground. Uxir provando a passare, come al solito Leoro è molto solido, ti fa trovare sempre pronti in queste occasioni. Il uno di quelli bravi a tirarla dentro di prima, Uxir. Leoro. Speed contro Mark, palla che però passa tra i due. Ai Prime prova ad accarezzare la Speed ma non ci arriva, quindi l'impegno diventa di Cooksier. Quasi spinto dall'avversario, palla che passa. Mark non ne ha sufficienza, infatti va in debito con Ai Prime. Leoro deve girarla a destra, proverà a farlo in un modo molto morbido, mi sa che era quasi buona. Comunque entrambe le squadre in questa metà della prima gara stanno quasi giocando a specchio, nel senso nello stesso modo. Nessuna delle due riesce a creare fino in fondo l'azione. Entrambe le squadre sono bloccate e bloccano! Attenzione! Ai Prime! 1-0! Come al solito, quando l'analista fa un'osservazione sul bloccare le azioni che non riescono a essere messe in rete, arriva poi il gol, in questo caso di NoFear Gaming, da parte di Ai Prime, con un intelligente, secondo me, finta mind game da parte di Speed, che sulla backboard finta il fatto di, scusate la ripetizione di parole, fatto di voler toccare questo pallone per spingerlo mid, invece lo lascia semplicemente droppare. Speed ci prova ancora ma questa volta Mark risponde presente all'appello. Fai Cooksir. Leoro. Ai Prime, più un aiuto che un disturbo, dovrà riparare Speed. L'impressione, il dovere viene svolto. Ancora Speed, ottimo il tocco a saltare l'avversario, in difficoltà Leoro che però si comporta bene in corner, o forse si comporta male l'avversario. Leoro è della compagnia di Mark ma non serve, va Kill. Uxir da lontanissimo, Kill legge bene quindi il tocco non viene rafforzato. Mark prova a cercare il compagno
Poi la palla finisce lontana perché era l'arrivo dell'avversario che ne poteva cambiare di brutto la traiettoria. Id. Buona l'idea, Ibrahim deve allungarsi però. Quel brutto aver lasciato rimbalzare quel pallone. E sì che avevano letto bene la traiettoria i ragazzi in difesa da parte esatta dei Cyberground, ma nessuno dei due ha deciso di intervenire. Poi Mark con la botta, e aggiungo Leoro ancora più bravo ad essersi reso conto subito del tutto. Leoro Speed fa quel che può, Marco overesteso, e lo fa bene. Infatti va a dare fastidio al compagno Leoro. Proprio kill, proprio Mark. Kill verso Mark. E Prime metti in mezzo. Leoro morbido. Kill verso Leoro. Tutto spoglio. 1-1. Leoro, uno dei migliori per loro. Eh sì, lo avete appena rivisto, c'è stato proprio un brutto overcommit tra Cuxir e Speed, entrambi sulle backboard, uno da un lato, uno dall'altro, decidono di saltare entrambi su questo pallone. Poi il tocco di Cuxir messo sul sidewall di destra, probabilmente si aspettava che Speed fosse proprio da quel lato, invece era con lui. Porta che diventa così sguarnita open net, ne approfittano i Cyberground. 1-1, 30 secondi. Provo a cambiare il risultato, Speed, impostando una sfera che mi sembra solitaria. E infatti così era, ne impegna un paio, Cuxir, gliene manca uno, Leoro, Mark direttamente verso la porta, che non viene trovata. Ma questo è il carattere di cui vi parlavo prima, a differenza a volte di Glitch. Speed ancora cercando di dare emozioni. 2-1. Go Fear Gaming. Esemplare qui il controllo parla da parte di Speed. Anche se vede e sente probabilmente arrivare kill da dietro, non perde la calma, controlla il pallone fino all'ultimo, e quando la posizione del pallone sul suo tuttuccio è perfetta, decide per il flick. 1v1 eseguito in modo esemplare. 14 secondi in questo gioco sono più che sufficienti. Kill dalla backboard, Mark prova a farsi vedere ma ormai è andato un po' a lunga. Kill era in difficoltà, Speed quasi con un rischio perché se la palla rimbalza poi è un problema, sono tutti fuori. 2 secondi al termine, i Prime non riesce a schiacciarla giù, quindi kill in mezzo per Leoro. Vola pallina, Leoro sulla traversa. Maledizione, cosa stava facendo Leoro? No Fear Gaming ai danni dei Cyberground. Wow, spettacolare il gol che stava per fare Leoro. Preparazione e reset preso bellissimo in maniera veramente perfetta. Ha tagliato il campo, aveva vale. Ancora il controllo della palla. Veramente un peccato non aver potuto vedere quella palla entrare in rete e vederci un bello overtime tra questi due team. Però giustamente prima game viene aggiudicato da No Fear Gaming, probabilmente hanno dato qualcosa in più a livello offensivo, ma in realtà secondo me hanno rischiato a livello difensivo. C'è stata anche quell'ultima occasione, non l'ultimissima, quella precedente, in cui iPrime era troppo alto da terzo uomo e c'è stato un clear lungo da parte di Mark, se non sbaglio, che finisce di poco a lato. Devono stare molto attenti a queste cose, anche specialmente se stai vincendo e mancano pochi secondi alla fine, non c'è bisogno di overestendersi da terzo uomo. Anche perché tagliano bene i Cyberground? I Cyberground, secondo me, è quello che non stanno facendo molto bene è l'uscita dalla difesa. Spesso vediamo molti team con l'uscita classica, ovvero uomo già su un sidewall e io che faccio il clear verso il mio uomo. Noto che in Cyberground l'uomo sul muro, in quel caso a livello difensivo, non c'è mai. Optano sempre per una full rotation difensiva, quindi uomo che torna sul secondo palo e non c'è l'uomo che si gira e va sul muro. Vediamo come si comporteranno in questi altri 5 minuti. Id, palla regalata a Mark, che impacchetta e ringrazia. Poi Prime si va a riprendere ciò che è suo. Speed prova a metterla bene, anzi si va a setappare. Speed disturbato, ormai l'aveva persa. Cuxir, anche quello se lo chiudeva era da andare via. Mamma mia. Mark, chi è stata che... una risposta a Leoro proprio. Leoro. Lotta tra Goat. Kill quel che basta.
Contro Cooks il palla che schizza, non messi benissimo, infatti okay. Mark ne continua a giovare in qualche modo. Poi Cooks nuovamente regalando palla a Mark, due errori non gliel'ho mai visti fare qui di fila. Attenzione che c'è stato un altro overcommit tra Speed e Prime, ma sono riusciti poi a uscire. Mark era comunque arrivato finalmente in copertura, anche lui se l'era vista brutta. Poi kill, palla che sa sbattere sul corner a favore di iPrime verso Speed, la palla è troppo lontana per Mark. 1-0, no Fear Gaming, ancora loro. Particolare questa situazione perché ci sono stati praticamente tre contropiedi di fila, uno da una parte e uno dall'altra. Poi quello decisivo è stato quello di no Fear Gaming, con questa... quel 50 da parte di Prime nel suo corner, palla che finisce mid violentemente. Speed vede l'uomo, l'ultimo uomo Mark troppo lontano dalla porta, decide subito per il tiro e decide bene, 1-0. E ora volendo velocizzare prova a favorire Kill che però non riesce a raggiungere la sfera, quindi Speed di prima intenzione verso Cooksir. Mark si comporta bene, il recupero di Leoro è importante, poi ancora Mark lascia sfilare questa volta per Kill, ha più spazio. Kill verso la backboard, Cook si raccompagna con lo sportello ma si fa trovare pronto Leoro con lo soffrutto del ceiling, ma non basta poi anche la backboard per velocizzare la giocata su Mark, quindi hai Prime Kill a dare fastidio. Uxir, poche opzioni, una di queste era Leoro. Feed Uxir a dare fastidio, Mark deve quindi cambiare gestione, prova a velocizzare Leoro essendo in ritardo e servire il compagno, arriva comunque Kill sulla sfera ma non può ovviamente il terzo. Mark sembra quasi che manchi sempre quell'ultimo pallone messo mid in casa Cyberground. Riescono a mettere molta pressione, fanno per commettere a livello difensivo e anche a far posizionare male i ragazzi No Fear Gaming, però poi non arriva il tocco vincente, quello pericoloso a livello offensivo dei Cyberground. Io sto vedendo che Cooksir è molto abile ad approfittare dei rallentamenti in casa Cyberground e da farne approfittare la propria difesa. Mamma mia come tira Speed, ragazzi, come tira Speed ogni volta che tira è quasi top corner. Anche Leoro che raccoglie con una semplicità imbarazzante una palla, vi garantisco, molto veloce. Leoro ad accompagnare Speed verso il centro del campo, quindi Mark. Speed riesce a portare la sfera in avanti, poi Prime non a bampare Leoro che può spingere. Tanto c'erano Cooksir e Mark che si menavano praticamente dalla porta blu. Diamolo il 5, dai. Speed con l'aggancia, Leoro se ne doveva essere reso conto, probabilmente l'ha fatto in ritardo, quindi sfera ancora in zona pericolosa. Kill, perdono un po' di tempo in questo momento i Cyberground, ma possono innestare e far male. Kill si va a scontrare con Speed, Leoro che prova ad andare sulla sfera, ma il servizio diventa per Cooksir. Mark, anche lui in difficoltà, non potrà ripartire. Leoro ritarda effettivamente Mark e suoi Prime. Speed è facile, gestione verso Cooksir. Leoro prova a spingere con il compagno. Che dannazione, Kill! Dannazione! Poi ancora Kill, provando a redimersi. Nulla da fare perché i Prime ci mette la pezza. Cooksir salta tutto con una cordicella. Ai Prime, anzi no, Speed prima di lui, forte e cattivo, mamma potente mia. Crossbar che in qualche modo continua a dare ragione ai Cyberground. Mark, dunque, poco fa stavo per dire perché Speed qui non lascia la palla dai Prime, che è posizionato meglio e può tirare meglio, però poi quello, se anche da quelle posizioni ti tira in questo modo, come fai a non lasciare a lui il compito del tiro, come in questo caso. Guarda, Speed, guarda, 2-0. Qui l'ha fatta talmente facile Cooksir che penso l'avevamo capito tutti che era in gol. Però intanto Speed, come gliela dai, lui quel quadro lì, quel rettangolo lì, lo vede sempre. E loro lo sanno, se no non innestano così, sono troppo rapidi. Lo vede sempre. Cooksir ormai fa paura anche con la lancetta del booster sullo zero. Cooksir che la mette lì favolosamente, con quale lottura. iPrime ancora una volta, che innesto, che disturbo da parte di Cooksir. Qui purtroppo Leoro, brutto tocco, ma era in estrema difficoltà, al contrario con la sua macchina ha pushato da due vicino alla riga della porta. Il tocco finisce dai Prime, sfortunatamente per lui. 3-0, partita, secondo match ormai direi finito, non ci resterà che aspettare il terzo e vedere se ci sarà
possibilità di rimonta per Cyberground. Teoro provando a mantenere caldo il motore, perché ormai questo match sulla serie è perso. Non sono perduti gli insegnamenti che possiamo, non so, trarre, ma qui c'è poco da imparare. Una cosa è sicura, Thanatos, perché Nick ci ha anticipato prima che hanno Fear, anche se sembrava assurdo, non erano ancora matematicamente qualificati ai playoff, e che gli bastava fare un punticino con questo game appena arrivato. Tra l'altro, poi secondo me è importante, per non togliere niente a nessuno, ma il prossimo scontro, se non erro, è con i 20 Stars, perciò magari sì, magari in Fear Gaming si trovano più a loro agio, ecco, no? Chiudere con loro che con i Cyberground resta. Cosa stai insinuando? Che i Cyberground hanno carattere e i 20 Stars no? I 20 Stars devono ancora... Guarda che le chiamo stasera, eh? Ti sto stuzzicando, lo so. I 20 Stars, secondo me, devono ancora darmi qualcosa in più, ma lo avete visto anche voi, io li ho iniziati a votare. 20 Stars, perdonatelo, perché non sa cosa sta dicendo. Vi ho votato 20 Stars e il prossimo anno ve lo continuerò a fare se siete qui. Guarda, intanto che aspettiamo effettivamente l'ingresso dei giocatori che stanno già entrando... Match che potrebbe diventare decisivo, perché match point per i No Fear Gaming. Mi auguro a questo punto che questo carattere di Cyberground esca fuori, che lo facciano vedere a tutti, perché lo hai visto solo tu in questo match. Adesso ti pizzico un po' io. Li avevo visti solo io anche inizio campionato. Ovviamente sto scherzando, era solo per stuzzicare un po' il nostro caro Thanatos. Match già iniziato, Thanatos, lo lascio raccontare tutto a te. Anche perché a breve farò un paio di 1000 chilometri e vengo su a Milano. Kuxir. Ancora Kuxir, tutto solo, troppo solo, ci penso Leoro. Speed. Kill. Continua un po' quello che hanno iniziato i compagni. Non lo fa benissimo, ma è sufficiente. Leoro però non può raggiungere Speed. Prova a dargli fastidio, ma Speed è praticamente inamovibile. Ai Prime. Hanno molta voglia di chiudere qui la discussione, ragazzi di No Fear Gaming. Leoro provando a fare spazio e riesce ad ottenerlo, ma ai Prime si posiziona bene. Ai Prime! Pensavo stesse cercando la spizzata e probabilmente lo ha fatto. Palla che cambia zona del campo, side to side, Leoro, ai Prime, marca, attenzione perché c'è Kuxir, non bellissima qui la decisione del difensore dei Cyberground, avrei lasciato sfilare, Kuxir cercando addirittura Speed, Leoro fa un'ottima chiusura, sia la porta brutta in caso di shot e sia il compagno in caso di pass. Brutta però dopo la decisione da parte di iPrime di cercare quel pinch, non c'era nessuno mid, tutti e due i suoi compagni erano dall'altro lato del campo, doveva cercare di prendere tempo, quindi fare una slow play, cercare il controllo del pallone, ha rischiato molto. Video con tranquillità, poi iPrime il va ad avventare sulla sfera, non ha boost per chiudere la giocata e Speed la raccoglie nuovamente con facilità. Attenzione Leoro, cambio macchina anche da parte di Kill, che è passato da Octane a Fennec. Kill in pressione, Speed però non si lascia impensierire, ma la palla prende velocità. Kuxir. Ancora Kuxir verso Speed cercando Mark. Diventano interessanti poi le ultime partite, perché quello che noi stiamo andando a vedere oggi, in questo caso dei No Fear Gaming con i Prime in questo preciso istante, è quello che probabilmente vedremo delle nostre fasi finali, perché sì, questo tra l'altro sembra il gol fotocopia che abbiamo visto da Speed un po' meno bello, un po' meno veloce, però la situazione è più o meno quella, con Cyberground che decide il secondo uomo di mettere il pallone sulla backboard per cercare un passaggio mid, ma non c'era il terzo uomo a rimorchio, quindi diventa un passaggio, un contropiede per gli avversari. Stavo dicendo ad ogni modo che quello che noi vediamo oggi è la costruzione di un'intera season. Sì, è la fine di un'intera season. Speed. La fine di un percorso. E magari l'inizio di uno nuovo.
Magari. Mamma mia, che lettura da parte di Spedda. Grande forma. Informissima. Volevo dirtelo prima, ma non ho osato per non portargli, sai, la salita iella dell'analisi Carter, no? Perché Spedda, secondo me, ha attraversato un ultimo anno proprio a livello europeo sottotono rispetto al giocatore che era un tempo, che tutti conoscevamo, quando giocava appunto anche con Cooks a livello internazionale. Devo dire che adesso lo sto vedendo nelle ultime due settimane. Proprio 3-2 sembra ci sia più alchimia. Lo vedo anche a livello europeo, scrim, eccetera, eccetera. Sai che io mi tengo informato, mi vado a guardare un po' tutto. E sto trovando che ultimamente sta tornando su un buonissimo livello. Ai Prime, ecco un altro che è cresciuto tantissimo. Facciamo la foto. 3-0 per Speed, Uxir e Ai Prime. Tra l'altro, se non vorrei dire una castroneria, c'era la battaglia del capocannoniere tra Zamberg e Ario, ma anche Speed dovrebbe essere molto molto alto a livello di gol in classifica cannonieri. E secondo me, mi sa che è il cannoniere al momento, lo sai? E secondo me, dopo tutti quelli che sta facendo in questa serie, potrebbe uscire fuori da questa penultima giornata di campionato in vetta con la classifica. E intanto, kill Cyberground, grazie, carattere, grazie, l'ho detto che i ragazzi avevano carattere. Il tuo gollettino della bandiera. Però non è della bandiera, è che moriva il secondo, Mark. Feed. E quest'oggi ha il cannocchiale, veramente. Ma sei tipo il ragazzo immagine di Cyberground, fammi capire. Ti pagano qualcosa, guarda, ti hanno offerto qualcosa. In realtà gli ho scritto una volta, non mi hanno neanche risposto. 4-1 Cooksir. Guarda, approfitto intanto di... No, non ti hanno risposto, scusate, ho connesso adesso. Ti hanno ignorato. Ok, ma Cyberground... cioè, avete il primo tifoso qui? Vabbè. Comunque sia, ne approfitto visto che il game sta prendendo... Una brutta o bella, diciamo, piega a seconda dei punti di vista, ti aiuto io. Esatto, una piega comunque l'ha presa. Ne approfitto per ricordare anche in chat a chi ci segue... che oltre il plate fresh e tutte le cose che ricordiamo e che hanno ricordato in analysis desk, c'è anche un piccolo contest interno che potete trovare sulla pagina Instagram di IRC, dove inviando, o meglio creando un post con la vostra macchina fatta come piace a voi, o comunque sia come se fosse un concorso di bellezza, e taggando Hirsch, poi i primi 10 vengono estratti per partecipare poi alla votazione finale e vincere un'esperienza al Milan Games Week. Quindi, perché non farlo? Basta semplicemente fare uno screenshot della macchina pimpata, come si diceva ai nostri tempi, e mandarlo. Uccido la rete televisiva. Esatto. Tutti ammaestrati, wow! Ma Leoro mio, Leoro. Hai Prime, gli è scattato la scintilla in testa. Ma guarda che i Prime è veramente mostruoso da quando li vedo giocare con loro, Hai Prime, ha detto, oh, ma ragazzi, anch'io ho i gollettini belli di soffare. E Leoro quest'oggi, mi dispiace, è stato quasi l'unico, anzi, lo voglio dire, l'unico in campo per i Cyberground. Quante volte ti ho detto che Leoro è il più importante di questa squadra? Quante volte me l'hai sentito dire? Che è l'ago della bilancia di Cyberground Game. E mi dispiace anche di un'altra cosa, ragazzi, perché per il momento è l'ultima volta che ci sentiremo, perché alla prossima ovviamente c'è il grande Kuma, e poi io vi invito, colgo questo momento per farlo, di venire tutti a Milano. Ci scrivete sempre, siete ultra presenti, perché no? Vediamoci lì, che ci sarà da divertirci. O sbaglio, Laru? No, hai pienamente ragione, noi non vediamo l'ora, vorremmo già essere là, ma c'è, ripeto, come ha detto Thanatos, ancora una giornata di campionato che casteranno come Nick, ci sarà poi il Relegation Tournament domenica 20 ore 15, e poi effettivamente il 27 ci vedremo al Milan Games Week per una splendida finale, sono sicuro che sarà splendida, e poi, come dice Thanatos, dopo restate lì, fermiamoci, facciamo due chiacchiere, stiamo un po' insieme.
Tana, ti lascio a te la chiusura e i saluti, visto che comunque sia con me, me mi rivedranno perpetuo, comunque giovedì in Analyst, quindi lascio a te la chiusura. Ti ringrazio Laru, ragazzi, grazie di essere stati con noi anche questa season, per me è estremamente importante continuare a rivedere molto spesso le stesse facce, oltre che quelle nuove. I ragazzi, lo sapete, io Laru, Uma, Nick, che noi faccio l'elenco, li amo. Adesso ce ne andiamo in Analyst Desk, perché il mio non è un addio, ma è un arrivederci in quel di Milano, al Milan Games Week, direttamente a casa vostra. Beh, Nick, l'avevamo detto pre-partita, le motivazioni che spingevano in Ofir Gaming erano alte e ce ne ha fatte vedere in questo match, che è stato abbastanza a senso unico. Sì, erano alte le motivazioni e Speed ha deciso, nel dubbio, meglio abbondare, dice, e quindi ha iniziato a segnare a destra e a manca. Infatti sto anche spizzando la classifica cannonieri. Ci ha fatto ricordare di lui, perché abbiamo parlato tanto di Zamber, Gario, e lui in questa partita ci ha detto... Non so se sono aggiornate. Ma ho visto un balzo di Speed al quarto posto in prima posizione con 50 punti. Adesso non so se devono arrivare anche i risultati del terzo game, ma ufficialmente ha messo la freccia e ha sorpassato tutti. Quindi... Eh sì, signori, al momento Speed è il capocannoniere. Quindi chi ce l'ha fatta, complimenti. Con 50 reti, 59, perché ho letto appena sotto 49. Ho fusi due numeri, comunque con 50 reti, sì. Fusione, esatto, qua vedi Speed ci ha detto, ma qua, e Speed dov'è? Eccolo lì, il capocannoniere ad oggi al termine del play dei 13. E a proposito di termine, quindi si è disputato l'ultimo match, andiamo a rivedere insieme quelli che sono stati i risultati di questa sera. È una serata che... lascia comunque ancora aperti certi giochi. Abbiamo iniziato con Webidoo Gaming contro Exceed, match vinto dagli Exceed per 3-0. Hanno seguito poi Reply Totem contro Cagliari Esports, i Totem hanno vinto per 3-1. Nel terzo match i 20 Stars hanno battuto per 3-1 i Glitch, aggiudicandosi matematicamente il posto al Relegation Tournament e decretando la retrocessione dei Glitch matematica. L'ultimo match, quello appena visto, i No Fear Gaming hanno battuto per 3-0 i Cyberground Gaming. E al termine di questa penultima giornata, a te Nick, lo stato della classifica. E andiamo a vedere quindi questa classifica con i Glitch in ottava posizione, fanalini di coda a 6 punti, a seguire Cyberground Gaming in penultima posizione a 11 punti, subito su i 20 Stars con 15 e in quinta posizione Exceed a 20. Quarto posto per Cagliari Esports a 21, hanno fatto Blackjack. Terzo posto per No Fear Gaming, 26 punti. Webidoo Gaming che perde la vetta e rimane a 28, mentre nuovi capolisti i Reply Totem a quota 29. E visto quindi la classifica così ridisegnata, andiamo in chiusura, ma non prima di ricordarvi ancora una volta il vostro momento, il vostro evento, ovvero il Play It Fresh, il concorso a premi dell'Italian Rocket Championship, sponsored by Action Vigor, solo attraverso il quale, rispondendo ad alcune semplici domande, potete portarvi a casa uno dei seguenti ghiottissimi premi: una sedia gaming Corsair, un set di cuffie, tastiere, mouse Logitech, una PlayStation 5 e magliette e cappellini targati Italian Rocket Championship. Per partecipare vi basterà andare sul sito italianrocketchampionship.it/playitfresh, iscrivervi e rispondere al veloce quiz per provare ad aggiudicarvi uno di questi premi. Il concorso terminerà il 19 novembre, è in atto la fase 3, ma non importa che abbiate partecipato o meno a fase 1 o 2, potete comunque iscrivervi tutti quanti, quindi non vi resta che Play It Fresh con l'Italian Rocket Championship. E detto questo, noi vi ringraziamo tantissimo di essere stati qui in nostra compagnia. Ringrazio il grande Nick, come sempre preziosissimo in Analyst Desk. Ringrazio anche Tana e Laru, altrettanto preziosi nel loro narrarci le partite che accadono durante i play day.
e in special modo un saluto a Tana, perché come ci ha ricordato lui sta affettandosi con Kuma nell'ultima giornata, la prossima volta che lo vedremo sarà proprio alla finalissima del Milan Games Week. Non resta quindi che darci l'appuntamento a giovedì sera con Play Day 14, ovvero l'ultima giornata di campionato, l'ultima perché non è ancora disegnata, che disegnerà la definitiva top 4 che sarà al Milan Games Week, e giovedì come sempre a raccontarvi l'ultima di campionato ci saremo noi, la Caster Squad, che come ogni volta vi porta Rocket League direttamente a casa vostra.